Allora ragazzi, bentornati su Inscription, episodio numero 2. Abbiamo deciso di continuare questo gioco molto strano, molto particolare. Andiamo a continuare la nostra partita mettendo la carta nello slot. Ok, andiamo a vedere. Eravamo rimasti dopo aver vinto una partita contro il nostro misterioso avversario. Contro il nostro misterioso avversario che barava. Se ricordate, nella scorsa puntata il nostro avversario ha barato in una maniera clamorosa, utilizzando un artefatto che dava il potere di volo a tutte le sue creature canine, quindi coyote, lupo, sta roba qua. E noi siamo riusciti a batterlo ugualmente senza troppa difficoltà, fortunatamente. Adesso continuiamo il nostro viaggio nella foresta. Ok, prendiamo un'altra carta bonus, vediamo un po'. Ah, stavolta possiamo scegliere fra tre? C'è anche un tomo qui. Balzo potente. Ereditabile istrice. Chi osa attaccarlo deve vedersela con i suoi aculei affilati. La rana toro, sempre molto, molto vigile. Salta per bloccare la strada ai nemici volanti. Quindi questo è saltante e blocca i nemici che volano. L'agile cervo si muove dopo aver attaccato. Bene. Qua ci spiega. Balzo potente, la carta che possiede questo sigillo. Blocca una creatura avversaria che porta il sigillo volante. Bene. No! No, 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 no! Non volevo scegliere quella carta. Ah, avrei dovuto cliccare il tasto destro per vedere le caratteristiche. Va bene. Ho sbagliato a scegliere carta, ragazzi. Iniziamo malissimo questo episodio. Allora, qui c'è. Questa icona qua dovrebbe essere il sacrificio. No, il sacrificio era quello indietro. C'è sticona. Allora, queste sono le carte. L'ho preso l'istrice. Va bene, vediamo cosa fa sti. Magari fa più danni, fa un danno in più. Allora, vediamo un po'. Guardate l'ermellino indemoniato. Allora, qui abbiamo un fuoco, che forse è un campo. E qui abbiamo una cosa cornuta. Cos'è sta roba? Il fuoco è un accampamento. Ma io sono curioso di vedere cos'è questo. No, un altro sacrificio. Avrei dovuto scegliere il fuoco. Sto facendo un sacco di scelte sbagliate in questo episodio. Comunque, volendo posso tornare indietro a dopo che ho scelto l'istrice, perché ha salvato in quel punto lì. Allora, vediamo un po' quali creature possiamo sacrificare. O il gatto o l'istrice. Allora, facciamo una cosa. Visto che io l'istrice manco lo volevo prendere, lo sacrifichiamo e lo diamo in pasto all'ermellino, che così forse cresce più di potenza. Perché l'ermellino, come avete visto, è una carta particolare. È una carta diversa dalle altre. Aspetta, vediamo un attimo. Aculei taglienti. Quando una carta che possiede questo sigillo subisce un attacco, infligge un punto danno al nemico che l'attacca. Ah, ma è bellissima sta cosa. Bellissima. Però io non voglio sacrificare nessuno. Facciamo una cosa. Qua scammo un po', perché torno alla schermata iniziale e ricarico. Così invece di scegliere, e qua dire stai barando, no, perché semplicemente non ricordavo che questo era il sacrificio. Non voglio fare il sacrificio. Vediamo un po' cos'è il fuoco qua. Oh, ti sei imbattuta in un gruppetto di sopravvissuti. Perché ricordiamo, il protagonista di questo gioco è una ragazza. Penso che sia una specie di cappuccetto rosso alla fine. In un gruppetto di sopravvissuti. Quindi gli devo regalare un animale a questi, mi sa. Con i volti scavati dalla fame si accalcano intorno a un falò. Hanno guardato il tuo gruppo di creature e ti hanno fatto cenno di avvicinare. Ah, vogliono che gli regalo. No, quindi forse era meglio il sacrificio. Hanno fatto cenno di avvicinarti. Vieni, scalda una delle tue creature vicino al fuoco, ha detto uno. Quindi in pratica gli sto regalando una creatura, sti disgraziati. Ma io non voglio, non voglio. Senti, torniamo come stavamo prima che sacrificare. Ma io non voglio né sacrificare.
Vabbè, vediamo che succede, va. Scaldala vicino al fuoco, così ne potenzierai il valore di potenza, ha detto... Ah! Ma aspetta... Ma io la creatura la vado a potenziare? Oppure la vado a sacrificare? Non lo so, vediamo un po'. Hai notato uno dei sopravvissuti pulirsi la bava dalla bocca? Ai 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 ai. Quindi è quello che pensavo io. Sti disgraziati. Se la vogliono mangiare la creatura oppure vogliono potenziarla. Secondo me è una trappola. Guarda gli occhi dell'avversario, no? Allora io dovrei sacrificare una mia creatura. Cioè, in teoria potenziare, però in realtà sacrificare. C'ho due lupi, c'è una tartaruga. Allora, vediamo un po'. Potenziamo un lupo, diciamo che lo potenziamo. Secondo me lo stiamo sacrificando, però proviamo. Il fuoco ha scaldato il lupo potenziandone il valore di potenza. Ah, quindi in realtà davvero me l'hanno potenziato. Forse però se mettevo una creatura debole se la mangiavano. Magari loro non mangiano lupi. Se mettevo l'ermellino o qualche altra creatura più piccola me la pappavano. Forse. Uno dei sopravvissuti si è allungato verso la creatura. Un altro ha digrignato i denti. Senza una parola hai tirato lupo via dal fuoco e te ne sei andata. Se lo volevano mangiare. Ok, andiamo a fare un altro scontro. Allora, c'è in mano lo scoiattolo, l'istrice, il gatto e il lupo. Qua tra le mie carte c'è ancora l'ermellino. Qua c'è un grande abete. Perché c'è il... C'è lo scudo... Ah, scudo aereo. Quindi questo qua mi ripara dagli animali volanti. Una carta che possiede questo sigillo blocca una creatura avversaria che porta il sigillo volante. Quindi in sostanza, se io metto una creatura mia qui e una qui... No. Cioè, non ho capito, perché comunque le creature volanti non possono passare qui e possono passare qui. Dovrei mettere un altro blocco volante qui e un altro blocco volante qua per non farlo passare. È impossibile. No. Forse lui passa solo qui? Passa solo qua davanti, lui? Ah sì, lui passa solo avanti, quindi è bloccato da questo, va bene. C'è un grizzly che c'ha 4 d'attacco, devo cercare di sconfiggerlo il prima possibile. Non posso prendere una carta al primo turno, porca miseria. Usiamo lo scoiattolo. E poi che faccio? Mi gioco l'istrice o il gatto? Mi sa che mi devo giocare l'istrice. E lo metto dove sta il grizzly. In questo modo, se il grizzly prova ad attaccarmi, è bloccato. E se attacca l'istrice, magari lo ammazza, ma si prende un danno. Ok. Non posso giocare altre cose. Posso sacrificare l'istrice per giocare il gatto, ma non lo voglio fare. Ah, avrei potuto giocare... Ma che stupido. Avrei potuto giocare il gatto e poi sacrificarlo per giocare l'istrice, vedi? Non ci ho pensato. Ho fatto una cazzata. Non posso tornare indietro, eh? Vabbè. Dai, andiamo. Giochiamo. Allora, il grizzly ha attaccato l'istrice e si è beccato il danno. Una vendetta spinosa. Nel frattempo il passero ha danneggiato l'albero. No, m'ha ammazzato l'istrice. Porca puttana. Va bene, ci abbiamo il gatto e il lupo. Devo giocare il lupo qua, assolutamente. Però mi serve anche il gatto. Come faccio? Pesco una carta, creatura, vediamo. No, un altro lupo mi ha pescato. Quello potenziato, forse? C'ho il lupo potenziato qua, che c'ha 4 d'attacco. Ma non lo posso giocare, perché c'ho solo...
Allora, per ora gioco il gatto. Me lo metto qua. Ah, non posso nemmeno giocarlo perché... Ah, che stupido. Sto giocando malissimo perché non ho pescato nemmeno lo scoiattolo. Quindi non posso manco giocare il gatto. Niente, fine turno. Mi fanno i bozzi, no? Un altro grizzly! No, niente, sono morto, ragazzi. Sono morto, Ah, i denti? Sono morto. Hai perso. Oh, ragazzi, ho perso. L'unico modo per stemperare quella mia delusione è trarre insegnamenti da questa esperienza. Alzati dal tavolo. Prendi il candeliere che si trova sulla botte accanto alla porta. Aspetta. Posso? Aspetta. No, aspetta! Posso camminare? Guarda che cazzo! No, non la sapevo questa cosa, ragazzi. Qua c'è un quadro che mi mostra lo stesso piano di gioco. Il candeliere sulla botte è questo. La porta non si apre, è chiusa. Qua c'è una combinazione. Sono le statuette, guardate, dei... Le statuette dei tizi che prima se volevano mangiare al lupo. Qua serve una chiave. Ma diventa una puzzle room questa. Una stanza. Coltello non lo posso prendere. Guardate la mano. Questo è il mio avversario, ma non lo vedo. Io sono affascinato da sto gioco. Questi non li posso prendere, sono bloccati. Incredibile. Ok. Rimettiti a sedere. Ah, ma vedete che il nostro avversario, quando ci dà gli ordini, gli occhi diventano a spirale. È come se lui... È come se lui ci ipnotizzasse. Lascia che ti spieghi una cosa. Ah, sono le vite quelle? Quello è stato uno dei due errori che puoi commettere qui. Se ne commetti un altro, dovrò sacrificarti. Ora, dove eravamo rimasti? Ai ai ai, quindi ci ha tolto una vita, fondamentalmente. Però ci ha fatto passare sto scontro. Ma devo scegliere di andare a sinistra o a destra. Allora, qua c'è un potenziamento sulla destra. E qua c'è una delle carte bonus. Cosa prendo? Carte bonus o potenziamento? Io andrei sul potenziamento. Cioè oggetti bonus era la borsa. Paranatoro, cervo e vipera. La vipera c'è il veleno. Quindi... Una carta che possiede questo sigillo infligge danno a un'altra creatura, quella creatura muore. Il tocco della... Ah, con un solo danno muore, quindi vipera. Ok, usiamo... Prendiamo la vipera, dai. Posso tornare indietro o no? Allora, gruppo di sopravvissuti affamati sta in piedi intorno al falò morente. C'è spazio per una creatura intorno al fuoco, ha detto uno. Il calore ne potenzia il valore di salute, ha detto... Ah, quindi salute. Salute più due. Uno dei sopravvissuti non ha detto proprio nulla, ma non riusciva a smettere di leccarsi le labbra. Ancora. Ah, io vorrei potenziare... Dice impossibile. Ah, l'istrice me l'ha ridata però, eh. Ah, vorrei potenziare... C'ho così, c'ho il super lupo, che c'è più attacco e più vita. Oppure posso potenziare la vipera, che è abbastanza preziosa. Potenziamo la vipera, che è preziosa come carta. Il valore di salute vibra sta potenziato dal calore. Passa da 1 a 3.
come uno dei sopravvissuti, ha cominciato a estrarre un coltello dalla tasca di sé allontanata. Ok. Qua mi sa che siamo tipo in zona boss, eh? Guardate un po'. Oh oh, ti è sembrato che gli alberi si chiudessero tutto attorno a te mentre scendeva una nebbia gelida. Ai ai ai. In lontananza hai sentito il tintinnio del metallo sulla pietra. Scusate. Una figura azzoppata si è posta sul tuo cammino. Azzoppata. Oh. Si è messo una maschera. Era il prospettore, il cercatore d'oro. Quindi questo è il primo boss, il cercatore d'oro. Sta facendo il prospettore di nuovo. Boss facile. Il mulo è cruciale. Come il mulo? Non ce l'ho la carta mulo. Non ho la carta mulo. Forse lui ce l'ha. Quindi devo sconfiggere il mulo? Quindi comunque il... L'ermellino sa molto di questo gioco, se vedete che ha giocato altre partite in passato, eh? C'è il coyote del mulo. Allora, il mulo cosa fa? Vediamo un po'. È uno scattante. Alla fine del turno il proprietario che possiede questo sigillo si sposta nella direzione incisa sul sigillo. Ah, quindi va sulla destra, cioè dopo il turno va qui, sulla destra. Quindi va a proteggere il coyote. Non mi è capitato il gatto in mano, eh? Il gatto sta qui in mezzo, allora. Allora, io utilizzerei... Vediamo un po'. C'è una roccia qui. Allora, dice il mulo è fondamentale. Però il mulo c'ha zero attacco. Che mai può fare il mulo? Va solo a proteggere gli altri animali. Quindi io vorrei sconfiggere il coyote prima che il mulo lo protegge. Quindi usiamo l'ermellino. Allora, mettiamo lo scoiattolo qua. Poi usiamo l'ermellino per sconfiggere il... A questo punto sei sicura? Ormai t'ho messo, non ti posso più spostare. Eh sì, voglio sconfiggere il coyote col... Posso prendere carte al primo turno, ovviamente. Posso usare questo, ma non lo farò. Ok, passiamo di turno. Ma non credo perché non gli fa danno al coyote. No, è stato colpito l'ermellino. Gli ha tolto 2 punti vita. È entrato lupacchiotto. Che non posso attaccare. Perché sta dietro la roccia. Non ho capito bene sto mulo che cacchio. Cioè che vantaggio gli dà. Non c'ha senso il mulo, non c'ha attacchi. Fa solo a proteggere le altre creature. Allora, devo sconfiggere il lupacchiotto, ma... Niente, devo pescare un ermellino. Pur pescando un ermellino non posso usare queste. Speriamo mi capiti il gatto. Cioè, pur pescando... Niente, l'istrice mi è capitato. Non posso giocare niente. E mo il coyote, ma... No, io dovrei ammazzare il coyote, mo. Vediamo un po'. Ma non muore il coyote, perché? Perché non muore il coyote? No, ma non ha ammazzato il gemellino. Ma perché il coyote non è morto? C'ha uno di vita. L'ermellino lo attacca con uno d'attacco, dovrebbe sconfiggerlo, no? Perché l'ermellino non è... Ah, non c'è idea, ragazzi. Allora, io sto round lo ricomincerei, perché è andato veramente male. Vabbè, però non è nello spirito del gioco ricominciare, non posso ricominciare.
prima già ho fatto all'inizio partita, già ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, che era cambiare bivio. Non devo barare. Dai, andiamo avanti. Mi dispiace che mi hanno ammazzato l'ermellino. E quello mi sa che me lo devo portare fino alla fine del gioco. Lo scudetto lo posso mettere come barriera per non farmi colpire io, forse. Intanto sta vincendo lui, eh. Con lupo posso colpire la vipera. Ah, ma se... aspetta, aspetta, se io metto qui colpisce a vuoto, perché poi al turno dopo arriva la vipera. Casino. Mettiamo l'istrice qua. Metto l'istrice, così se la vipera lo colpisce poi muore. No, perché ammazzano un solo colpo. Però l'istrice ammazza chi la colpisce, quindi vabbè, mettiamo l'istrice qua, dai. Ok, quindi l'istrice ha ucciso la vipera. È successo un casino, eh? Dammi il gatto. Sì, mi ha dato il gatto, questo mi serviva. Il gatto lo mettiamo qui, così mi protegge dal lupo eventualmente. Ma il gatto lo metto qua. Puoi cavare sangue dalla roccia. Sei a corto di carte. Ah, non posso giocare. Ah, per giocare il gatto mi serve lo scoiattolo. Posso usare questo scoiattolo qua. Ok. Mettiamo il gatto qui. Ok. E basta. Devo forse passare il turno. No, ma ho messo il gatto. Ma il gatto non dove... Ah, il gatto risuscita solo se viene sacrificato. Non se lo ammazzano attac... Sto giocando malissimo, ragazzi. Questa seconda puntata è un disastro. È un disastro. Penso che morirò qua, eh. Niente. Non c'ho mana. Non posso giocare niente. Sono morto. Aiuto! Sono morto. Game over. E adesso? È un filmato? Questo è un filmato, ragazzi, non è... Non sei ancora morta. Questo non è il purgatorio. Ah, questo non è un filmato, ma è in tempo reale. Questo non è il purgatorio. Sembra che c'è una barba il tizio. Anche se potresti pensarlo, prima che sali l'ultimo respiro devo chiederti un favore. Vorrei un ricordo. La tua carta della morte personale. Al momento è piuttosto basilare, non te la devo disegnare io? Ci impegneremo per cambiarla. Voglio che sia un ricordo perfetto di te. Ecco qualche carta del tuo mazzo mediocre. Possiamo farne buon uso. Scegli una carta da cui ottenere il costo. Questa è uguale però. Sempre due, eh. Quindi devo creare una carta da zero. Ma devo creare io una carta? Quindi come costo usiamo quelle sempre due. Costo di due di sangue e di tartaruga di fiore. Questa volta sarò la sua potenza e la sua salute. Questa. I numeri. Ok. 3 di forza e 2 di salute. Ora scegli una carta dalla quale riceveremo i sigilli. Quella che se viene sacrificata risuscita. Oppure oppure quella che quando muore fa la cura. Questa qui, quando viene sacrificata, risuscita. Ok.
Non ti ho chiesto come ti muoviamo. Adesso è un'ultima questione. Ritratto. Sei pronta? Ma io non c'ho una webcam. Non serve che sorridi. Sta pescando nel mio hard disk una mia foto? Spero di no. Ci risiamo. Ma non mi ha fatto vedere che foto ha scattato. Ma cosa avrà fatto? Avrà messo una foto random? Oppure se c'avevo una webcam sul computer avrebbe scattato una foto vera? Oppure... è un'immagine già predefinita nel gioco della protagonista? O ancora nell'hard disk ha pescato una mia foto? Non lo so. Ci risiamo, un altro sfidante. Quindi devo ricominciare il gioco da capo, fondamentalmente. Forse è giunta l'ora. Forse sai già come funzionano le ossa, no? Come funzionano le ossa? Posso. L'ingegnoso posso un costa due ossa. Come? Le ossa? Guadagni un osso quando una delle tue creature muore. Qualunque sia la causa. Quindi sia che la sacrifico io. O che viene uccisa. Interessante sta cosa. Ma io a che punto sto della mappa? Mi ha fatto ricominciare da zero la mappa? Perché questo non è il boss, eh? Oppure è andato oltre il boss? Non lo so. La scatola, lupo, boss, marmellino. Allora. Ma non posso giocare niente qua. Posso giocare solo l'ermellino. Allora... Lui già il serpente a sonagli. Che c'è 3 di attacco e 1 di vita. Allora, posso solo fare che mi gioco lo scoiattolo qua. E poi mi gioco l'ermellino. Lo mettiamo qua. Intanto un osso è uscito fuori, eh. Hai ottenuto un osso dalla morte della tua creatura. Non lo perderai finché non verrà usato, la battaglia non sarà terminata. Allora. Non ti permetterò di prendere una carta al primo turno. Ok, fine turno. Attacco. Mi ha ammazzato. Già mi ha ammazzato l'ermellino. L'ermellino, mannaggia. Serpente sonagli mi ha ammazzato l'ermellino. Sì, però non ho capito bene questa meccanica. Cioè, nel senso, la mia carta in realtà non ha attaccato il serpente a sonagli. Perché non, attacca solo le carte a contatto. Quindi ha attaccato a vuoto. Perché ha attaccato lo spazio vuoto. Sta cosa io non l'avevo capita. Pensavo che attaccava tutti quelli nella linea. Posso giocare? Lo posso ora. Ah, devo prima pescare una carta. Pescamo lo scoiattolo e lo giochiamo pure. Poi giochiamo lo prossimo qui. Ok, ho ammazzato il serpente, ne è uscito fuori un altro. Pesco un altro scoiattolo, così posso giocare il lupo. Ma peschiamo un'altra carta creatura. Rana d'oro. Ho finito le creature, ragazzi. Sono rovinato. E la posso giocare. E me la gioco qui. Vai. Mi ha ammazzato lo boss. Mo. Prendiamo lo scoiattolo e lo mettiamo qua, così mi proteggo da un attacco con lo scoiattolo. Turno. C'ho due ossa, però non mi servono. Altro scoiattolo e lo sacrifichiamo sempre qua. La rana d'oro piano piano dovrebbe ucciderlo il nemico, no?
Ho vinto la partita, ok. Questa era abbastanza facile. Ma? Oh, ho ricominciato da capo. No, questa è un'altra mappa. Ho dimenticato la tua statuetta. È perché io sono già morto. Alzati e portamela. Oh oh. È di fianco alla cassaforte. Qua cos'è? Ah. Questo è il campo, è lo stesso piano di gioco. Sta cosa non l'avevo vista prima perché abbiamo preso... Prima ci siamo alzati quando il gioco era fermo. Invece adesso che il gioco c'è, che il gioco è in azione, su questa, su questo quadro si vede proprio il campo di gioco in tempo reale. Ok, questa è la mia statuetta. Ma è diversa, ha una testa da teschio adesso. Non ha più il cappello di Cappuccetto Rosso. Questo è il libro. Continuiamo. E la statuetta è diversa ora, è un morto. Carte bonus. Un coyote che servono 4 ossa. L'esile coyote, ma cosa ti aspettavi per 4 misere ossa? L'efferato serpente a sonaglia, una creatura fragile, se riesci a sconfiggere le sue zanne mostruose. 6 ossa costa. Scarafaggio, 4 ossa. L'invincibile scarafaggio ritorna nella tua mano dopo la morte. Questo è utile. Vai, ci prendiamo lo scarafaggio allora. Sei libero di rialzarti per far circolare il sangue. Queste sono le mie carte. Non sono un tiranno, puoi alzarti ogni volta che la mappa non è srotolata. Mi dà tempo di pianificare il tuo prossimo incontro. Ma tieni giù le mani dai miei averi. Provo a uscire, è chiuso. Ah, qua c'è una terza candela. Ok ragazzi, per questa volta la puntata finisce qui. Nel prossimo episodio continueremo questa strana avventura che diventa sempre più bizzarra. Per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Al prossimo episodio di Inscription. Ciao ragazzi, alla prossima.